coerenza, quello che si dice contro quello che si fa. Quante volte ti è successo di vedere, questo succede tantissimo nel mondo del marketing, persone che comunicano una determinata cosa, dicono di fare determinate cose, poi in realtà ne fanno completamente altre. O in alcuni casi addirittura, e ne parlavo proprio un paio di giorni fa, viene venduta la soluzione tutti mali, soprattutto chi vende corsi, perché ha il business che si basa proprio sulla vendita dei corsi, di conseguenza questo mese ti fa un corso, il mese dopo ha bisogno di venderti qualcos'altro, altrimenti il suo business non può stare in piedi, e si inventa qualcos'altro, una grandissima novità, un altro modo rivoluzionario che risolverà tutti i tuoi problemi, magari negando tutto quello che ha fatto prima, quindi dicendo che tutto quello fatto precedentemente non funziona più, non ha senso, è sbagliato. Ecco, nel momento che, diciamo, ti approcci il mercato, noterai tante attività che si comportano in questo modo. Dal mio punto di vista, sono proprio quelle attività da cui dovresti prestare attenzione perché purtroppo stanno facendo solo i loro interessi e non gli interessi dei clienti. Il mio punto di vista di vedere il mercato, al contrario, è che qualunque tipo di relazione è fatta tra un'attività e i propri clienti e preferibilmente anche col proprio personale è sempre di tipo win-win. Quindi un cliente che acquista da me deve avere dei vantaggi, io che vendo al mio cliente devo avere dei vantaggi e eventuali collaboratori, dipendenti, eccetera, devono anche loro avere dei vantaggi da questa collaborazione. Solo in questo modo si riuscirà effettivamente a creare un tipo di business che è positivo e favorevole per tutti ed è l'unico modo poi per crescere in continuazione. Però non è solo di questo di cui ti voglio parlare oggi, ma proprio a livello di coerenza anche personale. Perché troppo spesso noi sappiamo cosa dovremmo fare, ma purtroppo non lo facciamo. Ora qualcuno potrebbe pensare, no, non è vero, io so quello che devo fare ed effettivamente lo faccio. E io ti chiedo, bene, da quanti anni è che dici che devi iniziare a mangiare sano? Oppure da quanti anni è che dici che devi iscriverti in palestra? O magari devi aggiungere un frutto alla tua dieta a merenda? O smettere di mangiare il dolce? Insomma, le azioni da fare, effettivamente, sappiamo quali sono, ma il problema è che non lo facciamo. E uno dei motivi per cui, ad esempio, i personal trainer funzionano tantissimo è proprio perché la persona che sa quello che dovrebbe fare non la farebbe in maniera autonoma, quindi vado in palestra, ma oggi non ho voglia, la volta dopo vado, faccio metà degli esercizi perché sono stanco, eccetera. Nel momento che c'è una persona che ti segue, che è lì con te, che ti obbliga, tra virgolette, a fare quello che devi fare, diciamo che sei costretto e quindi otterrai i risultati. E questo è poi uno dei veri vantaggi di avere una persona che ti segue. E questo, ripeto, vale in qualunque tipo di business e per qualunque tipo di persona. Semplicemente per il fatto che nel momento che dobbiamo fare qualcosa che è leggermente fuori dalla nostra zona di comfort, una parte di noi che viaggia proprio col pilota automatico tende a deviare questa cosa, quindi non gli si avvicina, la rimanda, la procrastina. E succede che passano i giorni, le settimane, gli anni, dovremmo fare mille cose e alla fine non abbiamo fatto nulla. E per la nostra crescita, sia personale che imprenditoriale, questo diventa un problema. E ripeto, vale per tutti, vale per me così come per te. Ad esempio, una cosa che ho notato nelle mie consulenze, quando faccio dei percorsi con delle cadenze settimanali e do dei compiti alle persone, queste, diciamo che tendenzialmente sono molto più propense a farle. Quando faccio una consulenza con un piano strategico e poi le persone a quel punto hanno proprio, diciamo, le idee chiare di quello che devono fare, devono solo metterle in pratica, ecco, queste cose non vengono fatte. Se vogliamo fare un paragone, possiamo immaginare come un personal trainer che ti fa la scheda di allenamento e te la consegna, ti fa vedere esattamente come vanno fatti tutti gli esercizi. Tu dici, perfetto, sono in grado di allenarmi da solo. Il problema è che se non c'è il personal trainer che ti segua, poi queste cose non le fai. Ed è una cosa, da un punto di vista, bruttissimo, perché, ripeto, sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non lo facciamo. Quindi oggi voglio portare la tua attenzione proprio su questo. Chiediti, cos'è che stai dicendo di fare, pensi di saper fare, di voler fare, ma poi effettivamente non lo stai facendo? E chiediti il motivo. E se è una cosa che davvero ci tiene, a cui davvero tieni, chiediti proprio questo. Qual è il miglior metodo per riuscire davvero a ottenere questi risultati? Se sei abbonato in palestra ma non ti alleni, probabilmente quello di affidarti un personal trainer. Quindi se ne hai la possibilità, valuta davvero questa opzione perché i risultati che ne otterrai saranno veramente esponenziali, perché tu sai quello che devi fare, hai solo bisogno di qualcuno che, tra virgolette, ti frusti e ti obblighi a farlo. Perché ricorda che nella maggior parte dei casi davvero sappiamo quello che dobbiamo fare, ma purtroppo non lo facciamo. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, per concludere voglio fare questa precisazione. Quando vedi qualcuno dichiarare qualcosa,
smetti di ascoltare le sue dichiarazioni e guarda effettivamente quello che fa. E la stessa cosa falla su te stesso, quindi guarda quello che dici, quello che dichiari di fare, magari quello che dici che fai agli altri, e poi guarda effettivamente quello che fai. Questo diciamo che dovrebbe aiutarti a capire effettivamente che tipo di persona hai davanti e anche che tipo di persona sei. Purtroppo, quando ti guardi allo specchio ti renderai conto che vorresti fare tante cose e purtroppo non le fai. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!